Probabilmente non lo direste mai, ma sono una persona introversa. Lo sono sempre stata fin da piccola, al punto tale che in parecchie situazioni mi ritrovavo a non fare o non dire quello che volevo perché ero effettivamente troppo timida. Negli ultimi anni ho lavorato veramente tanto su questo mio lato e ho scoperto dei modi per diventare da introversa a estroversa, fare amicizie e costruire relazioni. Ovviamente non potevo che condensare tutto in 10 minuti e portarvi i miei consigli. Prima di tutto, che cosa significa veramente essere introversi, così capite se effettivamente rientrate in questa categoria. La differenza tra introversi ed estroversi è spesso malinterpretata. Semplicemente, mentre gli introversi ricaricano le proprie energie passando del tempo da soli, gli estroversi hanno bisogno di rimanere in mezzo ad altre persone per sentirsi meglio. Ciò vuol dire che di base, per quanto voi possiate lavorarci, non ci sarà mai nulla che vi potrà far cambiare da introversi ad estroversi. Si tratta però di adottare dei comportamenti che ci avvicinano di più ad essere persone aperte, amichevoli, solari, quel tipo di persona che porta luce e vita in ogni stanza in cui entra. Inutile dire che non c'è un giusto o uno sbagliato. Sia gli introversi che gli estroversi hanno pro e contro in egual misura a seconda delle situazioni. È anche vero, però, che per quanto non sia giusto colpevolizzarsi e sentirsi sbagliati, essere estroversi aiuta in tante circostanze della vita, a partire per esempio dalla carriera, dalle amicizie, dal saper stare in gruppo, eccetera. Ed è per questo che oggi vi spiegherò come fare. Il secondo capitolo di questo video riguarda l'autostima. L'aspetto su cui concentrarsi per riuscire a splendere nei contesti sociali così come fanno gli estroversi è infatti proprio la vostra autostima. Parte tutto da lì e no! Per averla non serve sembrare modelle di Victoria's Secret, perché l'autostima, diversamente da quello che si pensa, parte da una convinzione interiore, non dall'aspetto esteriore. Serve comprendere noi stessi e andare a lavorare sulle nostre insicurezze in modo che non condizionino la nostra personalità. Prima di tutto, lasciate andare il giudizio degli altri. Come accennavo anche in uno dei miei video TikTok che ho pubblicato anche come reel, in cui affronto argomenti che possono essere utili a tutti, non dobbiamo partire dal presupposto che gli altri siano lì pronti a giudicarci. Spesso abbiamo questa idea perché noi siamo i primi a giudicare, ed è una volta appurato che non lo dobbiamo fare più che arriva lo step successivo, ovvero ci sarà sempre qualcuno che ti giudica in un modo o nell'altro, ma questo non dipende da te. Citando una frase di Aristotele che mi è entrata molto nel cuore: c'è un solo modo per evitare le critiche: non fare nulla, non dire nulla e non essere nulla. Non importa cosa farai, perché non è quello di per sé il motivo per cui le persone vengono a giudicarti. Esse giudicano per altri mille motivi: perché hanno tempo da perdere, perché non sono soddisfatti della propria vita, perché invidiano ciò che fai e loro non hanno il coraggio di fare. Vedila così: se ti preoccupi costantemente di quello che pensano gli altri, sarai per sempre un loro prigioniero, e questo farà soltanto male a te stesso. Oltretutto, noi non abbiamo potere su quello che fanno loro, ma su quello che facciamo noi sì. Vestitevi, truccatevi, fatevi i capelli come la persona che volete essere. Trovate un'ispirazione, un personaggio reale o fittizio, ad esempio delle serie TV, nei limiti del possibile, che stimate e nel quale vorreste rispecchiarvi, e fate sì che tutti i giorni voi vi sentiate potenti come quello. Tanto inutile girarci intorno, meglio ci sentiamo con il trucco, l'acconciatura e l'outfit, e migliore sarà l'aura che emaneremo e in generale il nostro comportamento in mezzo agli altri. Un altro aspetto da non sottovalutare è il cosiddetto body language, che deve essere positivo. Il nostro corpo comunica ciò che proviamo meglio delle nostre parole, indipendente purtroppo che noi lo vogliamo o meno. Allo stesso modo, la mente di chi ci sta di fronte interpreta questi segnali consciamente o inconsciamente, cioè senza che quella persona necessariamente lo sappia come li sta interpretando. Perciò è importantissimo non adottare una posizione chiusa, ma fare caso in particolare a tenere le spalle bene aperte, basse, non incrociare le braccia al petto in questo modo, né mettere le mani in tasca, e mantenere un'espressione neutra e rilassata. Non compararti agli altri, perché contribuisce solamente a diminuire la tua autostima, e smettila di pensare che ci siano sempre persone più intelligenti, belle, brave o competenti di te, perché non è così. Non conosci tutta la loro storia e viceversa. Altro pro tip: cerca di metterti alla prova in situazioni nelle quali normalmente non ci staresti e impara a gestirle. Altra frase che mi sarebbe davvero piaciuto che qualcuno mi avesse detto in passato è cringe solo se tu pensi che lo sia. Qui voglio fare un piccolo esempio che mi è rimasto particolarmente impresso. Nel momento in cui tu cadi magari in pubblico, inciampi e cadi, pensi di aver fatto una grandissima figuraccia, quindi nella tua testa tu probabilmente ci penserai per tutta la giornata. Ecco, è il modo in cui tu reagisci a questa cosa che determina quanto le altre persone ci penseranno. Cioè, la persona di fronte a te non si ricorderà nemmeno che tu sei caduto, se semplicemente ti sei rialzata, ti sei fatta una risata e te ne sei andata, ma si ricorderà della tua figuraccia se tu ti sei disperata e fasciata la testa e fatta
fatto una tragedia del fatto di essere inciampata, che di per sé è normale, può capitare, e le figuracce purtroppo capitano a tutti. Quindi semplicemente cerchiamo di sdrammatizzare. Dai tu a te stessa l'approvazione che cerchi negli altri, perché tanto gli altri raramente dimostreranno qualcosa di positivo nei tuoi confronti, soprattutto appunto un'approvazione che può essere sul lavoro, può essere nell'amicizia, può essere nell'amore, può essere in qualsiasi ambito. La migliore approvazione che puoi ricevere è quella da te stessa. E per finire il discorso di autostima, sfrutta al massimo le occasioni per socializzare, non chiuderti in te stessa, perché è socializzare con le persone che ti può aiutare anche a creare un pochino di più. Passiamo all'ultimissimo capitolo di questo video, che secondo me è sottovalutatissimo, ovvero il fare conversazione. Primo tip: sii più approachable, ovvero sorridi, mostrati disponibile, fai venire voglia alle persone di venire effettivamente a parlarti. Nessuno si sognerà mai di andare a parlare ad una persona completamente imbronciata, che è persa nel suo mondo e che non mostra una minima emozione sul suo viso. Per riuscire a trovare argomenti di conversazioni con più persone e connetterti, cerca di stare al passo con ciò che succede intorno a te. E non sto parlando solo delle notizie al telegiornale, può essere anche un po' più interessante di questo. Sii consapevole dei trend. Ad esempio, è uscita una nuova serie TV di cui tutti parlano? Assicurati di sapere anche tu qualcosa per poterti infilare in un ipotetico discorso a riguardo in modo super smooth. Molto facile, questa segnatela. Ascolta e impara a fare domande invece di semplicemente annuire o accennare a un L'interlocutore in questo modo capirà che tu lo stai ascoltando veramente, sei veramente dentro al suo discorso, e sicuramente gli farà super piacere perché si sentirà ascoltato al 100%. Altra cosa, fai parlare le persone di loro, più di loro che di te. Fai raccontare loro le storie, le esperienze che gli sono successe e che inevitabilmente hanno voglia di condividere, perché anche noi, anche io, quando vado in vacanza mi piace raccontarlo agli altri, oppure anche la mia giornata, mi va di andare a parlare con una mia amica di questo. Però è anche giusto che lei si possa sentire libera e possa avere lo spazio per fare lo stesso, e questo la farà sentire veramente apprezzata. E non vale solo con le amicizie, ma anche semplicemente appena conoscenze. Dai la massima attenzione a chi ti sta parlando. Guarda negli occhi la persona che hai di fronte, o se stai parlando ad un gruppo, sforzati di scambiare il tuo sguardo a tutte le persone e non concentrarti solo su una persona che magari è quella che conosce effettivamente meglio. Quindi ti senti più a tuo agio a concentrarti solo su di lei, ma sappi che alle altre persone, consciamente o inconsciamente, non fa troppo piacere. E quando una persona ti sta parlando, evita di gironzolare con lo sguardo, di guardare il telefono, anche se è solo per controllare una notifica che ti è appena arrivata, perché questo è proprio un segnale che non sei così interessato. Ricordati i piccoli dettagli che ti dicono e riportali in una conversazione futura. Evita di lamentarti, perché a nessuno piacciono le persone che si lamentano. Può succedere con le proprie amiche di lamentarsi di qualcosa, ma non fare sì che tutta la conversazione sia incentrata solo e solamente su quello, e impatta negativamente anche su di te. Abbi l'energia che cerchi negli altri. Questo per me è stupendo, perché se tu vuoi circondarti di persone energiche, solari, tutto quello che devi fare è esserlo a tua volta, e le persone giuste saranno automaticamente attratte da te. Per concludere, non pensare troppo a quello che devi dire. A volte il pensarci troppo fa sì solamente che ci sentiamo più insicuri, mettiamo in dubbio le nostre idee e finiamo per non dire niente. Ovvio, offese, cose del genere, pensieri brutti, pensateci 100 volte, tenetevi comunque per voi, ma per quanto riguarda conversazioni totalmente normali, non fatevi troppi problemi. Supera la tua paura di come le persone ti percepiscono, perché è qualcosa che non dipende interamente da te, e finché tu farai la tua parte non avrai nulla da temere e nessuna responsabilità aggiuntiva. Questo video è finito, io spero davvero che ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se è così, mi raccomando, fammelo sapere nei commenti, e se hai altri tip da condividere con chi ci sta leggendo, non esitare. Se ti va di seguirmi sugli altri social, dove do anche lì consigli giornalieri e condivido la mia quotidianità di vita all'estero, sono qui sotto nell'info box. Io vi mando un bacino e noi ci vediamo al prossimo video.